Questa volta in primo piano Aldo Moser, il corridore italiano che ha vinto a Parigi quel Gran Premio delle Nazioni che consacra a Asso un atleta. Nella lotta a cronometro su quei 100 km il nostro campione non solo ha vinto di forza, ma ha battuto l'idolo dei francesi, il giovanissimo Roger Rivière, pronosticato da tutti come un passista imbattibile su quel percorso. Il francesino invece è arrivato quasi sfinito al traguardo. Moser, all'imbocco del tunnel che immette sulla pista del Parco dei Principi, aveva un secondo di vantaggio sul rivale. Al termine dei due giri regolamentari ne guadagnava altri tre. Conquistava così una laurea di campione per 4 secondi. È la prima grande vittoria di un corridore italiano all'estero, in quest'annata poco felice.